Sono 7 per ora i mezzi agricoli, i trattori dell'omonima protesta arrivati alle 6 in punto all'alba di oggi, giovedì 8 febbraio, a Sanremo, come promesso dal movimento Riscatto Agricolo. I manifestanti, gli agricoltori, uniti anche agli allevatori che già si trovavano a Sanremo con una piccola rappresentanza e la mucca ercolina, ora attendono di sapere dalla RAI, soprattutto da Amadeus, se ci sarà per loro spazio sul palco del teatro Ariston, così come il conduttore, il direttore artistico del festival, ha sempre promesso agli agricoltori, dicendo più volte in conferenza stampa che la loro protesta è legittima e le loro istanze meritano di essere accolte e presentate sul palco del teatro Ariston in diretta al festival. I primi 7 mezzi agricoli, vedremo se ne arriveranno altri, sono stati al momento parcheggiati in via Frantoi Canai, a ridosso del mercato dei fiori, dove si trovano anche le scuole, più che altro per motivi logistici, di spazio, perché Sanremo è assolutamente blindata, si fa fatica a muoversi persino in motorino, figuriamoci con un mezzo del genere. Sono stati 270 i chilometri percorsi dagli agricoltori, che sono partiti ieri sera intorno alle 20 da Melegnano, scusate, a Milano, in provincia di Milano, e sono arrivati a Sanremo questa mattina. Ecco un'immagine con dietro la chiesa di Bussana. Continuate a seguire gli aggiornamenti su Riviera24.it e da Jacopo Gugliotta è tutto.